Era uno dei match di cartello dell'undicesima giornata del girone F di Serie D. Fano Pineto aveva mille motivi di interesse, tra cui l'esordio casalingo sulla panchina granata del nuovo tecnico Roberto Cappellacci, reduce comunque dal successo sul campo dell'Alto Casertano. Dal canto loro, gli abruzzesi, tra le compagini più accreditate alla vigilia di questa stagione, non potevano permettersi altri passi falsi dopo il pareggio casalingo con la Vastese e la sconfitta subita sul campo del Porto d'Ascoli. Punti pesanti quindi in palio al Mancini, anche perché l'Alma ha tuttora la necessità di recuperare in fretta il terreno perduto all'inizio. È finita con un salomonico pareggio a reti inviolate che lascia le cose come stanno e alla luce di quello che si è visto in campo il risultato appare legittimo. Anche se va detto che il Fano davanti ai propri tifosi ha puntato al gol per tutta la partita, ma si sono viste gravi lacune sotto porta nonostante mister Cappellacci abbia provato anche a mescolare le carte a sua disposizione. Brevi di cronaca. L'11 Granata nel primo quarto d'ora prova in un paio di occasioni a sorprendere Mercorelli, molto attento tra i pali. Al 14esimo è ancora il Fano a cercare il gol del vantaggio, ma una serie di rimpalli davanti al portiere negano la gioia ai padroni di casa. Al 19esimo Del Rosso rimane a terra dopo un brutto scontro con Cardella, che viene anche ammonito e Fano costretto a giocare in 10 per qualche minuto prima della definitiva uscita del difensore classe 2003 per l'ingresso di Giovanni Esposito. Il Pineto reagisce poco prima della mezz'ora di gioco, va vicino al gol con Mininkleri, ma il risultato anche in questa occasione non si sblocca. Al 39esimo gran punizione degli abruzzesi di mister Pomante con spettacolare parata di Zafestas che raccoglie gli applausi del pubblico del Mancini. Allo scadere del primo tempo l'assistente segnala 5 minuti di recupero, il Fano mette in rete una palla ma il gol è giustamente annullato dal direttore di gara Stefano Foresti di Bergamo. Nel secondo tempo, interamente giocato sotto la pioggia, le due formazioni si affrontano a viso aperto anche se le manovre spesso sono ristagnate a metà campo. Al primo minuto della ripresa è subito Fano con Tortori vicinissimo al vantaggio. Poi due azioni sempre dei padroni di casa mettono i brividi al Pineto di Capitan Paoli con un tiro di Ricci che mette un pallone in mezzo senza però trovare pronto per il tiro decisivo nessuno dei compagni. Il match scorre via senza troppe emozioni con le squadre molto attente a non commettere errori. 5 sostituzioni per mister Cappellacci, 2 nel primo tempo e 3 nella ripresa, mentre il Pineto con mister Pomante ne ha effettuate 4 e tutte nel secondo tempo, 2 ammoniti per parte, 5 gli angoli per i padroni di casa contro i 3 degli ospiti. Classifica quindi che resta inalterata e interlocutoria per le due squadre. La risalita del Fano è rimandata, mentre l'ambizioso Pineto vede allontanarsi ulteriormente la capolista Trastevere.